Le paratie per doccia a KV sono provviste di un sistema di fissaggio montato a parete chiamato compensatore, che ne consente una facile installazione dove la parete non è a livello, compensando tale variazione. Per prima cosa, estrarre le viti di regolazione dall'interno del compensatore. Sono situate solo sul lato della paratia. Posizionare la paratia sul piatto individuando la corretta posizione per il compensatore. Posizionare il compensatore contro la parete e delimitare le posizioni dei fori in verticale, come indicato dalla livella. Trapanare nella parete con una punta da trapano per calcestruzzo numero 10, installare i tasselli rossi e fissare il compensatore con viti a testa tronco-conica di 5 mm x 35 mm. Far scorrere le paratie nel compensatore esterno, rifissare la piastra di regolazione e la piastra di serraggio. Quando le paratie sono allineate e la guarnizione inferiore è ovunque a contatto con il piatto, contrassegnare un foro pilota sul piatto e trapanare un foro di 3,5 mm. Fissare la paratia sul piatto con viti a testa tronco-conica di 4 mm x 25 mm. Ripetere questa operazione per le altre paratie. Chiudere le paratie e, quando i giunti magnetici sono allineati tra loro, verificare che le paratie siano a livello e che la guarnizione inferiore sia ovunque a contatto con il piatto. Serrare a fondo le viti di regolazione prima di trapanare fori passanti di 3,5 mm nei compensatori esterni e quindi installare le viti di bloccaggio con i tappi di finitura. A questo punto, installare i tappi dei compensatori. Con silicone sigillare tutti i giunti fissi tra l'intelaiatura e il piatto, quindi tra l'intelaiatura e la parete. Se viene fornito un kit di aste per tende, queste aste potrebbero essere sovradimensionate e devono essere tagliate su misura. Installare il numero corretto di ganci sulle aste prima di montarle. Le aste devono essere posizionate all'interno delle paratie. Se si installano aste per tende da piegare sul posto o flessibili, sarà necessario un raggio di piegatura di almeno 100 mm. Prendere un'asta e piegarla su una superficie piana, intorno ad una guida stabile. Quando l'asta è a livello, contrassegnare le posizioni dei fori per la staffa di sostegno dell'asta, quindi trapanare nella parete con una punta di trapano per calcestruzzo idonea ed installare con viti di 5 mm x 35 mm, quindi installare i tappi di finitura. Verificare che l'asta sia a livello prima di tagliare la barra di sostegno verticale. Far scorrere il raccordo nell'asta, quindi fissare la barra di sostegno verticale. Serrare la vite a testa tronco-conica numero 4 di 31 mm e contrassegnare la posizione del foro quando la barra di sostegno è perfettamente verticale. Trapanare nel soffitto e usare un fissaggio adatto, non fornito da KV. Fissando su controgesso, fissare la staffa al soffitto e unire alla barra di sostegno verticale con una vite numero 4 di 31 mm.